Daniela si è comprata un vestitino nuovo. Hai capito quale, mamma? Quello che ti ho fatto vedere l'altro giorno. Quale? Quello verde? No, non è verde, mamma. È quello con le pieghette di lato qui. Ma per me sono tutti uguali. E poi lei se lo può permettere. Si può mettere qualsiasi cosa, lei. A me Giancarlo dice sempre che sono grassa. Ma parla lui. Sono 3 mesi che vuole andare in palestra. Mamma, ma lo sai che lui ha tanto Ciao. da fare? Ciao. Io vado. Dove vai? Vado a studiare da Fabrizio. Ah, torni stasera? Non lo so, non credo. Tu dici dove stai? È uscito e ha detto che neanche tu torna stasera. Un attimo. Sì? Non capisco. Non sento. Luigi. Dove? Mamma, falla sedere, falla sedere, dai. Mamma, che non ci dicono niente, niente, ci dicono niente. Ma come non ci dicono niente? Il dottore. Purtroppo le condizioni di vostro figlio sono disperate. Nell'incidente si è verificato un trauma cranico con una contusione cerebrale molto ampia, come ha dimostrato l'attacco che abbiamo eseguito con urgenza. La contusione ha danneggiato anche il tronco encefalico, generando un coma irreversibile con morte cerebrale. In data 13/10/2001 alle ore 9:30, il conducente Marco Marra, alla guida del veicolo Rover 400, targato BH317HM proveniente da Via dei Rostri e diretto a Piazza Canotti, andava ad urtare il ciclomotore targato 1B257 che proveniva da Piazza Canotti e si dirigeva in Via dei Rostri. Causa di tale urto la ridotta visibilità provocata da un cassonetto di rifiuti urbani posto in prossimità della suddetta intersezione. Il conducente del ciclomotore
ore la Torre Luigi, veniva trasportato con autoambulanza presso l'ospedale San Vincenzo, ivi ricoverato con prognosi riservata. Lo stesso decedeva in data 16/10/2001 a seguito delle lesioni riportate. In data 13/10/2001, alle ore 9:30, il conducente Marco Marra, alla guida del veicolo Rover 400, targato BH. Ma tu lo conosci, Marco Marra? Marco chi? Marco Marra. Ho visto la sua firma sulla copertina del libro di Luigi. Non conosco nessun Marco. Poi non li conosco, gli amici di Luigi. Hai la stessa età di tuo fratello e non vi frequentavate? No, io non uscivo con lui, lo sai. Non siete mai usciti insieme? Niente.